Il titolo di oggi è talmente assurdo, talmente inquietante, talmente giapponese da non essere mai stato rilasciato in Occidente. Oggi parliamo di Tengai Makyo, la quarta apocalisse. La serie di Tengai Makyo ha inizio nel 1989 su PC Engine, conosciuto in alcuni paesi come TurboGrafx, e si distingue sin da subito dagli altri giochi di ruolo per via del taglio molto cinematografico, che lo rendeva simile a un cartone animato. In effetti Tengai Makyo fu tra i primi videogiochi a sfruttare i vantaggi del CD-ROM, includendo quindi sequenze di intermezzo dettagliate e interamente doppiate. Questi elementi, che erano super innovativi nel 1989, resero il gioco una specie di portabandiera del PC Engine e delle potenzialità del suo add-on CD. Ma oggi non siamo qui per parlare dei capitoli usciti su PC Engine, bensì del capitolo uscito nel 1997 su Sega Saturn, ovvero Tengai Makyo Dai Yon no Mokushiroku, tradotto La Quarta Apocalisse. Lasciamo stare quel The Apocalypse 4 che fa tanto film di serie B. Anche se effettivamente c'entra molto lo stile parodistico del gioco. L'idea di base da cui si sviluppa l'intera trama del gioco è questa. Come sarebbe l'America se tutti gli stereotipi che gli stranieri hanno su di essa fossero veri? Ecco quindi che ritroviamo star di Hollywood, cantanti pop di grande successo, saggi pelle rossa che conoscono le vie della magia e una mappa dell'America non proprio geograficamente accurata. La storia inizia a New Orleans nel 1893, quando il nostro protagonista Raijin, ancora bambino, decide di esplorare una vecchia casa stregata insieme ai suoi amici. Qui i ragazzi risveglieranno per sbaglio un antico demonio che metterà su quadro l'intero continente. Il maestro di Raijin, un vecchio saggio di nome Red Bear, gli racconterà di come egli sia un prescelto, poiché porta sulla spalla il marchio della fiamma dell'Eden, e lo incoraggerà, prima di morire, a cercare Yuno, una giovane pelle rossa di Seattle che dovrebbe avere il suo stesso marchio da un'altra parte. I due scopriranno presto di non essere gli unici ad essere stati scelti dal marchio. Oh mio Dio! E partiranno quindi per un viaggio attraverso l'America, sconfiggendo tutta una serie di nemici, uno più pazzo dell'altro. In effetti, Dai Yon Mokushiroku, che d'ora in avanti chiameremo Quarta Apocalisse per comodità, è diventato piuttosto popolare anche per gli eventi bizzarri che si susseguono all'interno della trama. Si passa da una fuga Alcatraz a un combattimento tra robot giganti, alla fortezza di Alamo, a uno show televisivo che ipnotizza le persone, eccetera eccetera. Insomma, la storia è veramente pazzesca e proprio per questo motivo ho deciso che non ne parlerò ulteriormente in questa recensione. Preferisco che la viviate voi in prima persona, se siete interessati chiaramente. Vi lascerò un link al long play realizzato da Clyde Mandelin, un traduttore molto famoso che ha realizzato tante patch sia amatoriali che progetti ufficiali, quindi è veramente uno bravo, potete stare tranquilli, è un professionista e ha tradotto l'intero gioco in inglese, almeno la main quest. Il sistema di combattimento è molto semplice da afferrare. Ci sono i soliti comandi che troviamo in qualsiasi RPG, come l'attacco, la difesa, le tecniche speciali e le magie. Tuttavia, sia le tecniche che le magie non si apprendono aumentando di livello. Infatti, i vari personaggi impareranno delle tecniche solo in punti chiave della trama, mentre per apprendere nuovi incantesimi bisognerà far visita a dei vecchi saggi, che ce li insegneranno. La visuale è in prima persona, perciò su schermo vedremo solamente i nemici e, sono sicuro che ci abbiate fatto caso, sono tutti disegnati a mano. Ogni nemico ha un design ispirato e nonostante le animazioni dei nemici comuni siano un po' scattose, quelle dei boss sono molto più fluide e spesso hanno anche dei veri e propri filmati in cui lanciano attacchi devastanti. Un'ultima particolarità di questo sistema è il fatto che i nemici, una volta sconfitti, non ci daranno soldi, ma oggetti, che potremo poi portare a una gilda e solo allora scambiare per soldi o potenziamenti. È arrivato il momento di parlare del comparto tecnico, quindi grafica e sonoro. Tengai Makyo ha sempre puntato molto sull'aspetto estetico, e in particolare Quarta Apocalisse sfrutta il formato CD al massimo. Il gioco è pieno zeppo di filmati di una qualità talmente alta che sembrano usciti direttamente da un OAV dei primi anni 90. Ma non si limita certo a questo.
La maggiore capienza del CD-ROM e la potenza grafica del Saturn hanno permesso agli sviluppatori di sbizzarrirsi, creando così delle mappe ampie e dettagliate che riescano davvero a trasmettere l'idea di questo enorme continente che andremo a esplorare. Anche gli sprite dei personaggi sono grandi e animati benissimo, così come i nemici che affronteremo in battaglia, che vi ho fatto vedere poco fa. Per quanto riguarda il sonoro, alcune tracce sono orchestrate e registrate su CD, ma la maggior parte sono in formato MIDI. La qualità è un po' altalenante, secondo me. Diciamo che sono ottime come sottofondo mentre si gioca, ma a parte i temi delle battaglie non c'è niente che metterei nella mia playlist personale, per intenderci. Fortunatamente quello che manca nella colonna sonora viene compensato dal doppiaggio, davvero ottimo. Infatti tutti i personaggi sono stati caratterizzati benissimo e alcune scenette comiche fanno ridere il doppio proprio grazie alle performance degli attori. Voto 10 su 10, 5 stelle San Montana. Manto no Challenge the Trap in USA! いいか?床のスイッチを踏むとパネルが光る。光っているパネルしか踏んではいかん。万が一間違えてしまうと落とし穴だ!では、健闘を祈るぞ。あ、あら?あ、あれ?あれ?くそー覚えてやがれAh, e siamo arrivati finalmente al momento che tutti voi stavate aspettando, ne sono sicuro. È una oramai una tradizione per le nostre recensioni, ovvero la presentazione della confezione. Questa è l'edizione giapponese e in questo caso è l'unica che esiste, quindi evviva! Anche questa volta, come nel video di Grandi, abbiamo un doppio jewel case con due dischi di gioco, ognuno raffigurante, diciamo, uno dei due personaggi principali. Forse si vede poco, ma come vedrete c'è appunto la silhouette, molto carini. E poi abbiamo il manuale di gioco, che è molto simpatico, è pieno di illustrazioni tra l'altro, perché appunto, diciamo, si punta molto sulla storia in questo gioco e sulle animazioni, assolutamente. Tra l'altro qui è pieno di immagini dei villain, perché appunto sono veramente tanti. Molto carino, molto simpatico, ovviamente a colori, perché essendo giapponese è fatto veramente bene. E poi abbiamo la cartina, se riesco ad aprirla, aspettate, la cartina del mondo di gioco, l'America proprio non geograficamente accurata, che vi ho fatto vedere già prima nel video. Molto bella, però devo dire mi è stata anche utile nel corso del gioco, perché non sapevo dove andare. E oltre a questo, dall'altro lato troviamo una bella lista con le tecniche e le magie che sbloccheremo nel corso del gioco. Non gli ho dato tanto un'occhiata, quindi non vi so dire se vi spiega, diciamo, tutte le tecniche per tutti i personaggi o solamente quelle principali, quelle che sbloccheremo all'inizio del gioco, ma sono divise per personaggio e sono molto utili anche queste, perché spesso si può non avere in mente l'effetto di un incantesimo o di una tecnica e quindi è davvero necessario utilizzarla. Se avete intenzione di recuperare Tengai Makyo Quarta Apocalisse, potete recuperare l'originale per Sega Saturn o l'edizione rimasterizzata per PSP. Scegliere un'edizione piuttosto che un'altra dipenderà molto dalle vostre necessità. L'edizione per Sega Saturn si trova tranquillamente sotto i 10€, ma può essere giocata solo su una console giapponese. Se avete un Saturn europeo e utilizzate un Action Replay per i vostri import giapponesi, sappiate che non avrete la possibilità di passare dal disco 1 al disco 2, per via di come vengono gestiti i salvataggi. Insomma, rimarrete bloccati alla fine del disco 1, e in molti si lamentano di questo problema online. L'edizione PSP invece è region free, perciò potete giocarla su una console qualsiasi,
In più sono state aggiunte nuove quest secondarie e un nuovo filmato iniziale. Ma mentre sto registrando, il prezzo si aggira sui 70 euro e pare che stia continuando a salire. Detto questo, se non avete la possibilità di recuperare il gioco in nessun modo, la mia risposta è sempre la stessa: emulatelo. Bene, direi che anche per questa volta è tutto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosina di più sulla serie di Tengai Makyo. Se avete intenzione di recuperare il gioco o se effettivamente vedrete il long play che vi ho lasciato in descrizione, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Iscrivetevi e guardate altri video. Dopotutto le playlist servono a questo, no?